Natale, Bob. Buon Natale, signore. Ecco qua un altro bel soggetto, il mio impiegato. Con 15 scellini alla settimana, una moglie e dei figli da mantenere, parla giocondo e lieto di Natale. Roba da pazzi! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Please bring me a jar of honey, please bring me a jar of honey. What a surprise. Please bring me a jar of honey. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Pochi istanti dopo entrò nell'ufficio di Scrooge un gentiluomo che si levò il cappello e fece un inchino. Scrooge e Marley, vero? Ho l'onore di parlare con il signor Scrooge o con il signor Marley? Il signor Marley è morto da 7 anni. Morì 7 anni fa, proprio in questa notte. Oh, siamo certi allora che la sua magnanimità sarà ottimamente rappresentata dal socio sopravvissuto. In questo periodo di gioia è più desiderabile che mai offrire aiuto ai poveri e ai miserabili sofferenti. Dal momento che abbiamo l'impressione che le istituzioni come le prigioni e gli ospizi facciano molto poco per sostentare anime e corpi in occasione del Natale, noi raccogliamo fondi per regalare ai poveri cibo, bevande e combustibili. Per quale cifra posso iscrivere il signore? Per niente. Oh, capisco. Desiderate rimanere anonimo? No. Desidero essere lasciato in pace. Io non festeggio il Natale e non posso certo permettermi di farlo festeggiare a dei fannulloni. Do già il mio prezioso sostegno alle istituzioni che avete prima nominato. Chi è nella miseria si rivolga a loro. Molti non possono andarci, signore, mentre altri preferirebbero morire piuttosto... Se preferiscono morire, tanto meglio. Lo facciano in fretta, così diminuiranno la sovrabbondanza della popolazione. Ma signore... Non sono affari miei! È già sufficiente occuparsi dei propri, senza doversi immischiare in quelli altrui. E i miei mi tengono occupato di continuo. Buona serata.